Ben ritrovati, questo è TG Vicenza, l'informazione di Rete Veneta che puntualmente torna in diretta ogni sera. È il momento di rivedere e rivivere i momenti più importanti della settimana con i nostri servizi. C'è la politica, la cronaca, l'attualità. Allora, sentiamoli insieme. E figli in diretta del fondo immobiliare. È l'operazione front office nell'ex sede dell'ufficio del lavoro in via Torino che, spiega il consigliere comunale Claudio Cicero, nasce dall'acquisizione da parte del fondo immobiliare degli uffici di Palazzo Biade, condizione sine qua non, per poter mettere assieme tutti gli immobili, ora però con il fondo che è venuto meno. Non c'è più questa impellenza di spostare il front office verso via Torino, cosa che noi abbiamo sempre contestato, perché non è questo il modo di radunare gli uffici, di rendere gli uffici efficienti in uno schema che invece deve essere di più ampio respiro, ovvero tutti gli uffici dovrebbero essere ricompresi in un unico palazzo. Front office, i cui lavori sono partiti rapidamente ancora prima di veder portata a casa l'operazione fondo. Ora il consigliere comunale confida di convincere il sindaco Variati a ripensarci in favore di un progetto più ampio di riqualificazione. Noi chiediamo per esempio che ci sia una riqualificazione di via Torino che non passi assolutamente da quello che può essere il collocamento di alcuni uffici del comune, ma che sia una cosa strutturale, uffici, appartamenti, quindi negozi, fare in modo che si rivitalizzi una parte di via Torino che oggi è degradata. Vai davanti Cabrini. Rossi, gol! Rossi! L'Italia in vantaggio, Rossi! Io la prima cosa che faccio tutti i lunedì quando vado ad aprire il giornale, vado a vedermi cosa ha fatto il Vicenza, perché Vicenza per me è il cuore, è la mia città, è la mia squadra proprio. Guardarsi indietro oggi con una nazionale che non è arrivata nemmeno al primo giro di boa fa un po' nostalgia, quello sì. Ma Paolo Rossi, il pallone d'oro, golden boy del calcio italiano, la punta di diamante che ha portato il Veneto nella storia di questo sport, oggi pensa solo alla sua Vicenza, che da sabato diventerà una delle tappe della mostra nazionale sulla sua storia e quella dell'Italia dell'82. Io sono arrivato a giocare in nazionale dal Vicenza, all'epoca era difficilissimo, da una piccola società riuscire ad arrivare in nazionale non era assolutamente facile. Il mondiale è del 78 in Argentina con quella maglia, da lì in poi la scalata, la tripletta al Brasile che ha reso possibile davvero credere nel sogno italiano. Dall'82 a oggi una mostra per riflettere e chissà per tornare a credere che quel sogno sia ancora possibile anche a Vicenza. Dobbiamo ripartire con un po' di slancio, un po' di positività, ricreando le basi per ricostruire una nazionale importante, perché il nostro ruolo e la nostra storia ci impongono di tornare a livelli davvero importanti, siccome ancora oggi ne abbiamo secondo me le possibilità, e quindi dobbiamo ritrovare l'Italia vera. Di nuovo Rossi su calcio d'angolo. L'urlo del silenzio, un silenzio quasi irreale, gonfio di rabbia, la quiete prima della tempesta. I risparmiatori coi loro drammi, con la loro disperazione, con le loro storie diverse, pure con lo stesso finale infausto, tutti lì davanti a un tribunale blindatissimo dalle forze dell'ordine nel giorno in cui prende avvio l'udienza preliminare per il crack BPV. Aspettano l'indagato più celebre, Gianni Zonin, che però non arriva. Quella di oggi è un'udienza filtro con replica giovedì e venerdì, in cui sfilano migliaia di ex azionisti intenzionati a costituirsi parte civile nell'eventuale processo all'ex presidente e a sei manager indagati per aggiotaggio e ostacolo all'attività degli organi di vigilanza. Quando il giudice avrà chiarito chi effettivamente sia stato danneggiato, i legali delle vittime potranno chiedere il sequestro conservativo e mettere i sigilli ai beni degli indagati, facoltà prevista da all'articolo 316 del codice di procedura penale, qualora vi fosse fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti da reato.
prende corpo così la possibilità che il giudice nel giro di qualche mese possa congelare tutti i beni degli ex manager, un sequestro conservativo che ammonterebbe a decine, forse addirittura centinaia di milioni di euro in vista del risarcimento che verrebbe disposto in caso di condanna. Sia chiaro, i beni che potrebbero essere messi sotto sigillo non basterebbero a risarcire tutti i risparmiatori coinvolti ed è per questo che il governo è chiamato a dare risposte concrete, predisponendo fondi abbastanza capienti da poter ristorare i soggetti danneggiati. Intanto stamani sono state presentate 4.000 richieste di costituzione di parte civile, ma se ne prevedono fino a 15.000, compresa Banca Italia che ha già presentato la sua. La strada insomma è ancora lunga, oggi è stato fatto solo il primo passo. È incredibile però la realtà questa, ho messo da parte per anni e anni qualche soldino, spariti. Ride per non piangere, lui come tanti. Ha perso i suoi soldi in quel gorgo che è il crack BPV e dire che i risparmi per lui erano vitali. Che li mettevo da parte per curarmi, che come si vede ho le mie problematiche fisiche. Le cicatrici del crack BPV, c'è chi oggi non ha più i soldi per curarsi, c'è chi ha perso tutti i suoi risparmi. Tutti i risparmi miei, di mio marito di 40 anni, 41 anni io di lavoro, 41 lei, lui e poi la mia eredità. Avevo investito tutto lì in Banca Popolare. In questa situazione una banca proprio che si era comportata malissimo, quei clienti vecchi di 40 anni non doveva fare questo, assolutamente. Io esigo che mi venga restituito quello che ho dato, non una lira in più e non una lira in meno. E ci auguriamo tutti che succeda qualcosa di positivo per dare un segno forte da parte delle istituzioni, perché chi ha perso tutto non può essere lasciato abbandonato. C'è bisogno di un segno forte da parte delle autorità competenti, perché i risparmiatori chiedono giustizia. Nella giustizia molte situazioni mi fanno pensare al contrario, guai se non ci credessi, vuol dire cioè perdere già in partenza. Giustizia, dov'è la giustizia in Italia? Ma dov'è? Non lo so, mi viene voglia di andare via dall'Italia, mi fa schifo stare in Italia, veramente. Cosa vuoi farci? This is Italy, questa è l'Italia caro ragazzo, this is the very big problem. Mission Impossible, come sopprimere un progetto da 80 milioni e poi con nonchalance ridargli vita. Ricordate dove eravamo rimasti? Col fondo immobiliare? Mi assumo pienamente la decisione quindi di bloccare questa operazione e di chiudere la disponibilità di questi 50 milioni e poi lasciare il tutto al futuro. Sentito? Eppure il fondo immobiliare non muore mai e a 6 giorni di distanza risorge. Oggi il centrosinistra contro le previsioni, contro ogni ipotesi, contro le stesse parole del sindaco, vuole, fortissimamente vuole, rimettere in gioco questo piano, portarlo in consiglio comunale e farlo passare prima che arrivi il nuovo sindaco. E pazienza se il prossimo primo cittadino rischia di trovarsi impegnato con un progetto che non condivide. Il candidato di centrosinistra, Otello Dalla Rosa, per esempio, fa un passo al lato e prende le distanze. Chi, come me, arriva, se vuole, alla fine di questo processo, non può che dire vi dovete assumere la responsabilità dello studio che avete fatto, dei ragionamenti che avete fatto. Il candidato sindaco delle liste civiche di centrodestra, Francesco Rucco, invece, boccia chiaramente il progetto. E su quella proposta, che è l'unica esistente sul tavolo, siamo contrari. Eppure, nonostante il prossimo sindaco possa essere in disaccordo, il centrosinistra, finché ha la maggioranza, va avanti ad oltranza. Anche se nessuno, per esempio, ha visto uno straccio di progetto del nuovo municipio. Dal settore patrimonio mi hanno risposto che il progetto non esiste. Non esiste un capitolato, non esiste un computo metrico. Ma allora come si fa a dire di sì o di no?
Appunto, questa è la domanda. Non solo, il trasferimento del comune rischia di desertificare ancora di più il centro storico, già svuotato da altri servizi, dal tribunale all'agenzia delle entrate, dal teatro alla camera di commercio. Il fatto di avere un grande albergo, per esempio in Piazza Biade, al posto di quello che oggi è il Palazzo degli Uffici, è una grande occasione economica per la città, così come l'idea di fare all'ex tribunale, quello di Santa Corona per capirci, un nuovo parcheggio grande, diventerebbe il più grande parcheggio del centro storico e sarebbe nel cuore del centro. Un parcheggio e un albergo però non sono un'attrattiva e rischiano di restare vuoti. Saranno funzionali solo a condizione che il centro storico venga rigenerato, cosa che a forza di delocalizzare rischia di essere un'altra Mission Impossible. Era tutto bloccato ieri, adesso oggi dicono che vanno a posto. Cosa cercava di fare? Anche solo il conto, guardare il conto? Voleva vedere se mi hanno dato stipendio, certo. Per dire. Invece, niente. Domani e venerdì si torna in aula con le valigie piene zeppe di documenti e la speranza di altri 11.000 risparmiatori che potrebbero aggiungersi ai 4.000 che ieri si sono costituiti parte civile. Ma fuori dal tribunale, intanto, dietro le quinte del maxi processo, sono giorni di passione per i correntisti che stanno vivendo la migrazione informatica dei conti sulla loro pelle. Tra l'altro io ho degli altri problemi perché ho un conto corrente di mia madre che è deceduta, sono 3 mesi che aspetto che mi venga chiuso, che non c'è nessun problema di eredità o cosa. Ecco, sono venuto anche adesso e mi hanno detto di ripassare la settimana ventura. Adesso, cioè, potrebbero andare gestite meglio le cose. Disagi tantissimi, gli stipendi non accreditati sono stati il meno. Hanno un programma nuovo e stanno iniziando a prendere dimestichezza e quindi hanno anche degli ausiliari, però tutti si sono presentati nello stesso giorno. La situazione peggiora quando ad avere un conto ex popolare sono le imprese che attraverso la banca pagano le imposte con il servizio di fisco online dell'Agenzia delle Entrate, senza contare le nuove politiche di erogazione del credito oppure il disagio, come denuncia Confartigianato, di chi ha contratto un debito con la banca ed ora senza un conto Intesa non lo può saldare. Ci vorranno ancora 5-6 mesi, secondo il mio punto di vista, insomma. Se voi avete occasione di entrare adesso troverete gente che attende da un'ora e hanno un'altra ora di attesa per avere delle risposte. Giochi politici. Sulla scacchiera veneta il centrodestra cerca un centro di gravità permanente ed è in questa partita che la Lega aveva candidato Roberto Ciambetti a Vicenza, non tanto contro Francesco Rucco, ma per dare un segnale a Forza Italia, un messaggio trasversale per arrivare a Treviso. E adesso, a quanto pare, i giochi sono fatti. Manca ancora l'ufficialità, ma il Carroccio, proprio a Treviso, la sua roccaforte, ha trovato l'accordo con gli Azzurri per candidare il leghista Mario Conte. Questa mossa come va interpretata? O meglio, riformuliamo la domanda che sorge spontanea. In cambio, Forza Italia, per dare spazio alla Lega nel capoluogo della Marca, cosa avrà chiesto e ottenuto? Forse un via libera per presentare il proprio candidato a Vicenza, che la Lega, per contraccambiare il sostegno a Treviso, si impegna ad appoggiare, ritirando dalla corsa Roberto Ciambetti? E chi potrebbe essere l'alfiere di Forza Italia? Azzardiamo, Elena Donazzan. Sì, è un'ipotesi, certo, ma plausibile. Fantapolitica, ma fino a un certo punto. E Francesco Rucco? Beh, è il sindaco delle liste civiche, no? È l'uomo eletto dal basso, non quello calato dall'alto. E alla fine potrebbe aver ragione lui. Ma per oggi fermiamoci qui. Sulla scacchiera politica le pedine devono ancora fare le loro mosse. Chi ha detto a chi? Chi ha detto cosa? Dopo lo scarico di responsabilità tra Consob e Banca d'Italia, in commissione parlamentare d'inchiesta si è assistito al non sapevo del presidente di BPV Gianni Zonin ed oggi allo scarico di responsabilità dell'ex AD di Veneto Banca Vincenzo Consoli, che anzi con tanto memoria scritta ripercorre quel fatidico giorno del 6 novembre quando Barbagallo, responsabile della vigilanza della Banca d'Italia, e qui i riflettori si puntano ancora una volta su chi era chiamato a controllare, va a Veneto Banca ed ha quella che a sentire è vissuto come una ferale notizia. E qui dice che la banca non è più in grado di camminare con le proprie gambe e deve andare con una banca di adeguato standing. Trinca
diventa Paonazzo e dice: ma quale sarebbe la banca di adeguato standing, quasi urlando, e il dottor Barbagallo dice, non so se sottovoce, dice: Banca Popolare di Vicenza. La vicenda si fa sempre più intricata, ma a guardar bene, oltre alle due popolari a saltar fuori, sempre nelle carte, nelle dichiarazioni, c'è anche un altro soggetto ricorrente sul quale il governatore del Veneto, Luca Zaia, chiede venga puntato il riflettore. Se si vuole accendere un riflettore, lo si debba sicuramente accendere su tutto quello che è stata l'amministrazione, ma anche su tutto quello che è stata la certificazione e anche su tutto quello che è stato il controllo che magari non è avvenuto. Io penso che sia fondamentale avere chiarezza. La chiarezza la possono fare sicuramente i tribunali e penso che, e spero che lavorino su tutti i fronti, perché vedo sempre Banca d'Italia uscire sempre più distante da questa partita. Intanto in tribunale a Vicenza si chiude la settimana di udienze preliminari e costituzioni di parte civile, quasi 5.000 quelle presentate, 200 il parterre di avvocati. Entro giovedì, dalla prossima settimana, il giudice scioglierà la riserva sul luogo dove si svolgerà il processo, se al Teatro Comunale o a Palazzo di Giustizia. Rimane per lo stesso governatore però un timore. Il panorama è molto frastagliato e molto variegato, non vorrei che ci si concentrasse solo su una parte del panorama e tutto l'estero per opportunità si lasciasse perdere. Quando la sanità diventa una piazza d'armi. Dopo lo scontro sui vaccini, oggi il governo torna a sfidare il Veneto. Con un colpo di scena che potrebbe sembrare un'incursione politica, arriva addirittura a inviare i carabinieri del NAS negli uffici della regione. Ma andiamo con ordine. Secondo il ministro Beatrice Lorenzin, la plasmaferesi, terapia utilizzata dalla regione Veneto per ridurre la presenza di PFAS nel sangue dei cittadini della zona rossa, non ha evidenze scientifiche, anzi è addirittura fortemente sconsigliata. Al ministro però rispondono direttamente i dati che in Veneto parlano decisamente chiaro. Sono state trattate 70 persone, abbiamo visto che queste 70 persone dopo soli 4 trattamenti hanno un calo del 40% dei PFAS nel sangue. Insomma, la plasmaferesi a quanto pare funziona. Una risposta diretta al ministro Lorenzin, che poche ore prima aveva tirato una vera e propria bordata alla sanità veneta, sostenendo che non è responsabile proporre questo trattamento, soprattutto sui bambini, senza una sperimentazione per verificare se è utile, quali effetti produce e se davvero valga la pena investire milioni di euro senza dati chiari, precisando che il ministero non è mai stato formalmente interessato dalla regione, ma anche su questo, con tutto il rispetto, c'è da discutere. È stato informato regolarmente il Ministero, è stato informato regolarmente l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero ci ha pure finanziato con 2 milioni di euro questa procedura, è una procedura che è prevista da un decreto ministeriale della Lorenzin del 2015, viene usata almeno 50.000 volte in Veneto ogni anno sui donatori di sangue per prelevare l'albumina, quindi non è una terapia sperimentale. Comunque nessuna plasmaferesi è stata fatta sui bambini. Capito? Ora però la Regione Veneto sospende il trattamento. Adesso la sospendiamo in attesa che la ministra ci dica quali sono le sue obiezioni. E proprio mentre a Padova il direttore della Sanità Veneta, Domenico Mantoan, rilasciava queste dichiarazioni, a Venezia arrivavano i carabinieri del NAS, inviati dal ministro. E attenzione, tutto accade nel Veneto dove la sanità è un'eccellenza, nel Veneto che chiede le 23 autonomie, tra cui proprio la sanità. Ma questo ovviamente è solo un caso. Queste erano le notizie per quanto riguarda la provincia di Vicenza, il nostro comune. Naturalmente i fatti più importanti della settimana che si è appena conclusa. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, per essere stati in nostra compagnia e vi auguro un buon proseguimento. Ci vediamo presto.